Ciao amici e bentornati su Survival Hacking Arcade, questa nuova serie di episodi dove, oltre a vedere dell'elettronica, ascolteremo anche Carlo Sant'Agostino che ci racconterà un po' della storia di quello che vedremo. Oggi parliamo di Ladybug, un gioco che qua in Italia tutti conosciamo un po' meglio come Coccinella, ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni riguardo all'argomento di cui parleremo. E appunto, come dicevamo, parliamo di Ladybug, un gioco arcade molto molto popolare di cui Carlo ora ci racconterà un po' di notizie interessanti. Carlo, a te la linea. Grazie Davide, ciao a tutti, benvenuti a tutti gli ascoltatori in questo nuovo episodio di Survival Hacking Arcade. Il videogioco che tratteremo in questa puntata è Ladybug. Ladybug è un videogioco abbastanza importante nella storia del videogioco, anche se non riscosse un successo così elevato, soprattutto nella sua versione arcade all'epoca. Non fu un successo, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, non molto diffuso, in Europa un po' di più. Per via anche del fatto che era, come tanti videogiochi dell'epoca, facilmente clonabile. E quindi in Europa, e in particolare in Italia, si diffuse nelle versioni bootleg cloni, come quella che vi sta mostrando Davide in questo video. Addirittura questa versione in Italia era conosciuta come Coccinella. In realtà poi il titolo del gioco era sempre Ladybug, ma non appariva, diciamo, nel titolo del gioco. E molti lo conoscevano come Coccinella per via delle scritte che stavano sul cabinato. Ladybug, dicevo, non riscosse un grandissimo successo in arcade. In Giappone quasi nullo, negli Stati Uniti medio successo, ma in realtà poi fu molto conosciuto per un altro motivo, perché Ladybug fu uno dei videogiochi convertiti per la console ColecoVision al lancio. La console ColecoVision, dovete considerare che all'epoca fu abbastanza rivoluzionaria, perché fu la prima console che dichiarò, e in effetti era così, di avere una capacità grafica quasi paragonabile ai videogiochi arcade dell'epoca. Quell'inizio degli anni 80, la capacità dell'hardware presente nei videogiochi arcade che si trovavano in sala giochi era molto superiore alle possibilità dell'hardware che erano presenti nelle console domestiche. Il ColecoVision per la prima volta portava nelle case una capacità di hardware grafica e computazionale simile a quella delle sale giochi, tanto che per molti di noi ragazzi all'epoca era qualcosa di veramente straordinario vedere le conversioni di questa console del ColecoVision nelle versioni domestiche, e Ladybug era una di queste. Era uno dei videogiochi convertiti dagli arcade al lancio della console ColecoVision, e insieme a ben più famoso Donkey Kong, che fece praticamente la fortuna della Coleco nelle vendite casalinghe. Ladybug, ripeto, fu molto comunque famoso nella versione domestica per ColecoVision, tanto che negli Stati Uniti diverse riviste dichiararono che la versione domestica era molto più giocata della versione arcade. Per quanto riguarda questo arcade, era prodotto dalla Universal. La Universal era un'azienda giapponese che aveva ai suoi esordi, nata come molte altre aziende dell'epoca negli anni 70, praticamente copiando, non proprio clonando, ma copiando dei videogiochi famosi e rifacendoli con un'altra grafica, con delle leggere variazioni, però riproponendo lo stesso concept, perché negli anni 70 il concetto di copyright, di legge di diritto d'autore, editore sul videogioco non era ancora definito in tutto il mondo. Lo sarà da lì a poco, negli Stati Uniti per prima, in Giappone dopo. Questa è una cosa che racconto spesso, e non in Italia purtroppo, dove invece avremo questo vuoto legislativo per parecchi anni, in cui praticamente non
non avremo una formalizzazione del diritto d'autore editore, consentendo a tante aziende di andare avanti a clonare, copiare videogiochi e venderli senza garantire la possibilità del diritto d'autore, quindi pagare i legittimi detentori del diritto d'autore, del copyright sul videogioco. Per quanto riguarda la Universal, Universal iniziò così, fece un clone di Space Invaders, che ebbe anche un discreto successo in Giappone, poi produsse un clone di Galaxian, che portò a una delle prime cause in Giappone sul diritto d'autore del videogioco. Ovviamente da lì a poco in Giappone fu definita la legge sul diritto d'autore e la Universal innanzitutto pagò i diritti alla Taito per quanto riguarda sul gioco ispirato a Space Invaders, che divenne poi di diritto completamente della Taito. Per quanto riguarda il clone di Galaxian, fu tolto dal mercato. Universal però iniziò a produrre dei giochi originali, tra cui uno molto importante appena prima di Ladybug, che anche questo fece parte dell'elenco dei giochi convertiti per ColecoVision, che si chiamava Space Panic. Space Panic è importante nella storia del videogioco perché si tratta di uno dei primissimi platform game con l'utilizzo addirittura di scale e piani. Space Panic fu uno dei giochi che ispirò poi alla creazione di Donkey Kong della Nintendo, e quindi è assolutamente importante da ricordare come videogioco. Per quanto riguarda Ladybug fu prodotto poi nel 1991 sulla scia del successo dei videogiochi a labirinto come Pac-Man, introducendo delle novità come le pareti rotanti, come il fatto che si potevano collezionare le lettere di alcune parole extra e bonus, e alcune differenze del gameplay che lo rendevano interessante, lo rendevano e lo rendono interessante. In Italia, come dicevo all'inizio, ebbe una particolare diffusione questo videogioco, tanto che fu molto diffuso nel nostro paese e molto amato anche, tanto che addirittura ancora oggi il record del mondo del videogioco Ladybug, il record del mondo come punteggio, è detenuto da un italiano. Alessandro Laini detiene il record mondiale di Ladybug con 4.102.830 punti. Vediamo se qualcuno oserà battere questo record. Un'altra cosa da dire, Ladybug è più o meno basato sull'hardware di Galaxian, perché, come ho raccontato all'inizio, la Universal produsse un bootleg di Galaxian. Un altro motivo importante per cui ricordare Ladybug è il fatto che Ladybug è una coccinella, e lo sappiamo che le coccinelle non sono per forza femmine in natura, come ci ricorda il famoso cartone animato della Pixar dove c'è una coccinella maschio, ma in realtà nel videogioco Ladybug è dichiaratamente una coccinella femminile, e lo si evince dalle grafiche del flyer con cui veniva accompagnato Ladybug e quindi del mobile stesso, sia nella versione originale giapponese che nella prima uscita americana. Ladybug era chiaramente disegnata come una coccinella femmina, donna. Quindi, se vogliamo, essendo uscito nel 1981 questo videogioco, è molto probabilmente il primo videogioco della storia dove il protagonista è in realtà la protagonista, cioè il player gioca con un personaggio femminile come protagonista, precedentemente a Miss Pac-Man, che uscirà l'anno successivo, cioè nel 1982. Quindi Ladybug probabilmente è il primo videogioco dove abbiamo un protagonista femminile, ecco, diciamola così. Anche se non è il primo gioco in assoluto dove appare un personaggio femminile, ce ne sono altri precedenti. Un'ultima cosa, un'ultima curiosità su Ladybug è che all'interno della grafica delle ROM ci sono degli asset grafici, succedeva spesso questi in alcuni arcade dell'epoca, ma in questo caso è abbastanza singolare, perché all'interno degli asset grafici, all'interno delle ROM, è presente la figura di un dinosauro molto grande, animato, che non appare nel gioco, non ha nessuna attinenza neanche, se vogliamo, al gioco. Però se si analizzano le ROM grafiche di questo gioco, si troverà questa figura di dinosauro
anche uno sprite veramente grande, e non si sa per quale motivo si trovi all'interno delle ROM di Ladybug. Si possono fare delle supposizioni, qualche elemento di gioco mai utilizzato, ma in realtà nessuno lo sa. Sta il fatto che questo dinosauro esiste all'interno delle ROM di Ladybug. Per questa altra puntata è tutto, quindi ci vediamo e spero che abbiate trovato interessanti queste notizie, queste informazioni su questo videogioco arcade. Grazie a tutti, ciao! Bene, come sempre, tante belle informazioni e curiosità di queste schede che magari non sapevamo o non immaginavamo, e ora, grazie a Carlo, abbiamo tutte queste informazioni. Ma ora passiamo alla parte che ci riguarda e vediamo un po' queste schede, perché di queste schede in questo momento ne abbiamo due. Sono tutte e due bootleg, sono molto molto simili tra loro, però ci sono delle piccole differenze che adesso andremo a vedere, ma non sono molto importanti. Questa è una scheda che funziona, è già stata praticamente revisionata, ricondizionata, è stata fornita già più che a posto, non ha nessun intervento da fare tranne uno che io farei, cioè quella di coprire le EEPROM che sono senza il bollino. Quindi mettiamoci un bollino per coprirle, almeno per avere un minimo di protezione in più. E le EEPROM, come sapete, hanno una finestrella trasparente che è necessaria per poter cancellare questo tipo di EEPROM mediante degli appositi cancellatori che hanno dentro una lampada speciale a ultravioletti, e queste EEPROM appunto si cancellano attraverso questo tipo di illuminazione. La luce normale non è ricca di questi ultravioletti e quindi tipicamente alla luce insomma così non si dovrebbero cancellare tanto facilmente. In realtà però la luce del sole ha degli ultravioletti e a lungo termine, non so esattamente quanto, magari qualche anno, si potrebbero cancellare. Quindi onde evitare di rischiare, io direi di chiuderle e quantomeno le mettiamo in sicurezza. Io direi di dare uno sguardo alla scheda giusto per fare una panoramica. Assomiglia un pochino alla scheda di Pengo che abbiamo visto nello scorso episodio. È basata su un unico Z80, quindi un unico processore. Siamo di fronte alla scheda monoprocessore come quasi tutte di questo periodo, mentre invece poi andando avanti vedremo che i processori cominceranno un po' ad aumentare. Abbiamo qua tutta una serie di ROM che sono destinate sia alla grafica e sia alla parte del gioco. Presumibilmente, sempre per una questione di organizzazione pratica, ovviamente queste due che sono staccate, sono vicine alle RAM, sono quasi di sicuro le ROM che contengono, diciamo, tutto quello che è la parte del gioco, quindi in movimento, tutta la logica del gioco, insomma. Mentre invece tutte quelle extra, quelle successive, sono quasi sempre destinate alla grafica, quindi contengono tutti gli sprite, tutta la roba, tutti gli elementi grafici che contraddistinguono il gioco. E in questo modo si possono utilizzare. Normalmente una scheda come questa ha molta più memoria di quella che lo Z80 può utilizzare. Lo Z80 può indirizzare al massimo 64 kilobyte, e magari su queste schede, magari questa non lo so, bisogna fare un conteggio, però spesso hanno moltissime memorie, più di quanto lo Z80 può indirizzare. Ma c'è poi, tramite questi integrati TTL, c'è tutta una logica di mappatura della memoria che consente a pezzettini di poter far vedere tutte queste memorie allo Z80 quando serve, perché non servono tutti gli elementi grafici contemporaneamente. Magari nel primo quadro c'è una certa grafica, allora vengono utilizzate queste due. Nei quadri successivi cambia la grafica, allora switchano su altre due memorie e così via. La scheda, più o meno come quasi tutte quelle di questo genere, sono composte appunto da una parte che è la parte audio, quindi questo angolino che contiene la parte di amplificatore di potenza che poi pilota direttamente l'altoparlante con questi condensatori e il trimmer qua per la regolazione del volume. E qui c'è un preamplificatore. Tutto il resto è praticamente, da qua in poi, è quasi tutta logica che serve per la rappresentazione delle informazioni su video. Qua abbiamo delle RAM, che sono sicuramente RAM per il video, per tenere memorizzato il quadro con tutte le informazioni. Qua ci sono altre memorie RAM, qua altre, però alcune servono anche per il funzionamento del gioco. Però tipicamente sono queste due quelle che utilizzano lo Z80 per le sue variabili, eccetera. Qua c'è un po' di input-output per gestire tutta la parte dei joystick, dei dip switch, eccetera. E quindi
più o meno ho a disposizione sul classico. Come dicevamo, questa scheda è funzionante, l'abbiamo vista in una live e quindi non la stiamo neanche a rivedere, a riprovare. Perché? Perché ne abbiamo un'altra. Ne abbiamo un'altra che invece non è stata testata. Anche qua sopra, come su quell'altra, c'è scritto Coccinella, quindi è indubbiamente di derivazione italiana. È praticamente identica, ha solo la differenza. Al posto di avere il circuito di amplificazione fatto con un circuito integrato di tipo, qui c'è un H1888, che è questo cippone qua, qua invece c'è un integrato che è mancante, che però ho identificato ed essere un TDA-2003. Quindi vedete che è un circuito integrato molto diverso. Quindi sono molto 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 simili, ma la parte di audio è stata modificata, è stato utilizzato il TDA-2003 che è più tipicamente italiano, se vogliamo, o addirittura europeo, mentre questo H1888 è più giapponese. Quindi ho idea che questo sia un bootleg giapponese che è stato a sua volta ricopiato da un qualche cantinaro italiano, il quale ha riprodotto la scheda esattamente uguale, perché se andiamo a vedere il circuito stampato lo vediamo che è uguale, ci sono molti dettagli, se li guardate sono proprio identici. Però hanno detto modifichiamo l'amplificatore e mettiamoci un più standard TDA-2003, perché gli H1888, circuiti integrati giapponesi, degli anni 80 in Italia non è che si trovavano tanto facilmente, mentre in Italia si trovava più facilmente il TDA-2003 prodotto dall'SGS, che è una ditta italiana proprio, che produce semiconduttori. E quindi questo sicuramente è un clone del clone, ma italiano. La scheda si presenta piuttosto maluccio, anche questa l'avevamo vista in una live ma non l'avevamo provata. Ha i componenti parecchio ossidati, li si vedono, c'è della polvere sopra, ci sono diversi condensatori ceramici distrutti, c'è questo condensatore elettrolitico da cambiare e manca il TDA-2003. Quindi adesso andiamo a fare un po' di interventi per cominciare a ripristinare. Anche questo elettrolitico è malconcio e lo ripristiniamo. Quindi come minimo bisogna andare a fare una ripulitura, come al solito, la solita ripulita con la nostra penna magica, questa, e poi a fare le sistemazioni necessarie. Quindi io comincerei con la pulitura dei componenti, partendo da questa PROM, ovviamente di quelli zoccolati. Anche in questo caso tutte le EEPROM sono con la finestra aperta. Come potete vedere, questi contatti sono in buono stato, non c'è particolare ossido su questo, quindi questo decisamente va bene anche così. In compenso abbiamo lo zoccolo, che è una schifezza. Guardate quanto è ossidato lo zoccolo. Utilizzo questo isopropilico spray, diamo una pulitina, col pennellino andiamo a dare una ravvivata. Vedete come i piedini ritornano belli, puliti e nuovi. Bellissimo, ottimo. Reinseriamo il componente, andiamo a togliere quest'altro, anche questo nessun problema di ossido sui pin, ma zoccolo veramente in cattivissimo stato. Goccio di isopropilico, spolveratina, e vedete come un ritorno bellissimo. Allora, qua stiamo togliendo questo circuito integrato. Come vedete, qua c'è uno zoccolo e sembra che manchi un componente, ma ho controllato anche sull'altra scheda e non c'è nessun componente qua, quindi è giusto che sia senza alcun componente. Come vedete qua, invece questi pin sono completamente ossidati e li andiamo a risistemare un attimo. Credo che tutti siano in queste condizioni, per cui li togliamo tutti e li sistemiamo tutti, anche tutte le EEPROM. Questo è lo Z80, tutto ossidato, anche lo zoccolo. Questa memoria RAM, ma come vedete un piedino qua si è perso perché con l'ossido si è corroso e quindi dovremo ripristinarla. Qua usiamo la carta vetrata, vediamo come, appoggiamo il chip così. Questo è veramente molto ossidato, eh? Potrebbe essere una buona causa
del non funzionamento di questa scheda, qualora lo funzionasse, no? Non l'ho neanche provata, poi non lo so. Però dubbiamente così come erano messi questi pin, non saprei. E anche questo vedete che si stacca, praticamente quasi perso. Lasciamolo ancora lì perché ci sta e magari tiene. Qua il pin si è completamente staccato, quindi dovremo trovare il modo di ripristinarlo. Qua è parzialmente staccato. In questi casi ora cercheremo di recuperarle. Per recuperarle utilizzeremo due zoccoli, gli ridiamo delle nuove gambe e le altre le andremo a saldare. Quindi questo adesso le inseriamo dentro uno zoccolo. Questo aveva solo questo piedino, non aveva più questa gamba, per cui andiamo a saldare solo quella, perché le altre sono a posto, non c'è bisogno di saldarle tutte. Quindi questa la andiamo a saldare in questo modo, e quindi questa è stata recuperata. Adesso la mettiamo qua. Questo è un po' più complicato perché le gambe le ha praticamente tutte, all'ultima gamba l'ha persa, e adesso vediamo se riusciamo a recuperarla in qualche modo. Mettiamo dentro, come vedete gli manca proprio la gambetta. Adesso cercheremo di vedere se riusciamo a rendere saldabile quel piccolo pezzettino che c'è lì. Adesso la andiamo a grattare un po' meglio perché si possa saldare. Ok, vediamo se si salda. Sì, perfetto, e allora siamo a posto. Prendo un reoforo di una resistenza, lo inserisco nel pin dello zoccolo che vado a saldare. E lo andiamo a saldare, portiamo lo staglio fino su dove c'è quella specie di avanzo di piedino sul quale siamo riusciti a saldarci. E quindi eccolo lì che abbiamo recuperato il pin. Perfetto, quindi adesso le due memorie, andiamo a pulire lo zoccolo e poi le rimettiamo in sede. E così adesso tutte le EPRO una alla volta. Allora, cominciamo a fare un po' di sistemazione. Cominciamo a sostituire questo condensatore elettrolitico che è vistosamente degradato. La polarità è che qua c'è il negativo e qua il positivo. Tanto che si sta scaldando il dissaldatore, comincio anche a rimuovere i pin troncati del TDA 2003 che ci sono qua dentro. Allora, mettiamo il condensatore qua. Anche questo elettrolitico e questi due ceramici vanno sostituiti, proprio spezzato. Andiamo a rimuoverli. Vedete, sono proprio stati tritati. Poi anche qua ce n'è uno completamente distrutto. C'è questo elettrolitico che è tutto sbullonato, quindi anche questo lo cambierei. Sì, è tutto schiacciato, è tutto è da cambiare. Un microfarad. Ok, ci manca solo il TDA 2003 che adesso andiamo a mettere. Perfetto, do uno sguardo alla scheda, adesso gli do anche una piccola pulitina, anche se
Allora, do uno sguardo per vedere se c'è qualcos'altro. Sono un po' tutti molto ossidati sti componenti, chissà. Tantalio, chi vive voglia di cambiarlo, sembra ancora in buono stato. Allora dai, togliamo questi condensatori distrutti. Allora, io gli darei una piccola provatina veloce per vedere se funziona. E se funziona poi facciamo una prova di gameplay completa. Allora, vediamo, questo qua è il datatore Jamma, sì. Jamma non completo, però meno più, sì, dovrebbe essere. Allora, Kobuto alla TV, sull'ingresso SCART, dove ho attaccato questo. Ridiamo un'occhiata, proviamo. Robo ok, RAM ok. Non si sente nessun suono e sta fumando questa resistenza. Questa resistenza qua, del tiepidino, sia quel tantalio maledetto. Tantalio è solo il male. 4,7 micro. Io lo tolgo e lo sostituisco con un elettrolitico. Adesso liberiamo i fori. Questa resistenza sarà da cambiare. Diciamo. Allora, riproviamo a vedere se per caso era il tantaglio in corto. Intanto metto un dito sulla resistenza per sentire la sua temperatura. No, resistenza scalda, quindi c'è qualcosa che assorbe troppo. Quindi c'è qualche problema sulla parte dell'amplificazione audio. Adesso tolgo la resistenza. Vediamo un po'. Allora, il gioco sembra funzionare a livello di microprocessore, eccetera. È proprio l'amplificatore. Vediamo se non c'è qualche errore o qualcosa di strano. Trollo un paio di cose col tester. Vediamo. Bene, prima avevamo acceso, a questa resistenza aveva fumato. Allora ho guardato un attimo lo schema del TDA 2003. Insomma, queste qua sono le resistenze in parallelo allo stadio di uscita. E bruciavano perché il segnale d'ingresso era come se fosse a volume massimo. E innanzitutto anche questo elettrolitico qua che fa parte della reazione del TDA 2003... che è questo, l'ho cambiato. Tantaglio l'ho cambiato per sicurezza, ho regolato il volume e adesso non fu più la resistenza. Gli do ancora una provata veloce per farvi vedere come funziona e, come sentite, va anche l'audio e quindi la scheda è operativa. Allora, a questo punto adesso predispongo tutto per registrare il video in modo corretto e la vediamo in azione, facciamo una partitina insomma e poi concludiamo. Ora sono completamente al buio, ho sistemato tutto per poter registrare il video e vediamo un po'. Accendiamo la scheda. Thank you.
Bene, dai, la scheda è ritornata operativa, ora è in ottime condizioni, questa era già funzionante e per cui ora mi ritrovo con due schede di Ladybug, due meglio di una, ma vedremo una di sistemarla e di darla a qualcuno, così almeno le facciamo girare. Detto questo, abbiamo visto che insomma questa scheda è stata risistemata, è stato cambiato qualche componente, è andato tutto a posto, grazie anche a Carlo che ci ha dato tutte le sue informazioni e come sempre per questo video è tutto, ricordate di mettere un like, di condividere il video, di iscrivervi al canale attivando anche la campanella, venite a trovarmi anche su Patreon, continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!